Salve a tutti ragazzi, sono Ortomo, scusate di questo nuovo video. Dove analizzeremo le statistiche del coronavirus a livello mondiale aggiornate alle ore 23:50 del 1 aprile 2020. Analizzeremo i primi 5 paesi per le seguenti categorie: casi totali, nuovi casi, morti totali, nuove morti e totale dei guariti. Per casi totali oggi il mondo conta i 930.506 contagiati, il che vuol dire che domani, 2 aprile 2020, si raggiungerà il milione. Sono divisi al primo posto gli Stati Uniti con 211.408, al secondo posto l'Italia con 110.574, al terzo posto la Spagna con 104.118, al quarto posto la Cina con 81.554 e al quinto posto la Germania con 77.000. 1872. Ieri i casi ammontavano 858.319 a livello mondiale e non si nota cambiamenti dal punto di vista della classifica, ma possiamo notare che la Spagna si è avvicinata molto di più all'Italia. Quanto riguarda i nuovi casi, oggi il mondo ne ha avuto 72.187, divisi con al primo posto gli Stati Uniti con 22.878, numero davvero mostruoso, al secondo posto la Spagna con 8.195, al terzo posto la Germania con 6.064, al quarto posto la Francia con 4.861 e al quinto posto l'Italia con 4.682. I nuovi casi di oggi rimangono pari a quelli di ieri, con ben 73.660. Possiamo notare rispetto a ieri un abbassamento dei numeri di contagiati della Francia. Per il resto i numeri rimangono abbastanza uguali. Per morti totali oggi se ne contano 46.774, divisi al primo posto l'Italia con 13.155, al secondo posto la Spagna con 9.387, al terzo posto gli Stati Uniti con 4.718, al quarto posto la Francia con 4.032 e al quinto posto la Cina con 3.312. Rispetto a ieri anche per questa categoria non si notano differenze dal punto di vista del posizionamento. Per quanto riguarda i nuovi morti oggi ce ne sono 4.462 a livello mondiale, divisi al primo posto la Spagna con 923, al secondo posto l'Italia con 727, al terzo posto gli Stati Uniti con 665, al quarto posto il Regno Unito con 563 e al quinto posto la Francia con 509. Ieri morti ammontavano a 4.583, quindi il dato a livello mondiale rimane abbastanza simile, però possiamo notare uno scambio di posizione fra Spagna e Stati Uniti. Infatti oggi la Spagna al primo posto, ieri era al terzo. Per numero totale dei guariti oggi se ne contano 193.750, divisi al primo posto la Cina con 76.238, numero che a quanto pare sembra non essere raggiungibile da nessuno fino adesso. Al secondo posto la Spagna con 22.647, al terzo posto la Germania con 18.700, al quarto posto l'Italia con 16.847 e al quinto posto l'Iran con 15.483. Fino a ieri i guariti erano 177.931 e anche per queste categorie possiamo notare che non c'è alcun cambiamento dal punto di vista del posizionamento in classifica. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo domani con un prossimo aggiornamento.